Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Per tutti gli appassionati o per semplici curiosi, anche quest'anno il periodo natalizio è stato ricco di manifestazioni che hanno avuto per protagonista il simbolo natalizio per eccellenza, il presepe. Abbiamo deciso quindi di percorrere un interessante itinerario fra i presepi della nostra zona che ci ha permesso di vivere e vedere il Natale in maniera ancora più intensa. Ad est, presso Usate e Rarità, si possono ammirare presepi realizzati a mano, come quello di lino d'Urlo, raccolte dal maestro Roberto Bevilacqua. Ci sono diverse interpretazioni natalizie del presepe, portate da Usate e Rarità stesso in ambito polesano e padovano. Si va da meravigliose icone come quelle di Anna Elisa Sartori e del Circolo Gioiarte, fino all'antica interpretazione in terracotta e in cartapesta. Diciamo che ce n'è per tutti i gusti, ma c'è soprattutto il piacere di avere la tradizione nella natività interpretata nei modi più diversi. A Lendinare invece si è svolta anche quest'anno la classica mostra dei presepi, ospitata dal Palazzo Pretorio, organizzata ormai da diversi anni da un gruppo di appassionati lendinaresi. Per la realizzazione di alcuni dei presepi in mostra ci sono voluti quasi 10 anni di lavoro e 3 mesi solo per essere montati e preparati per l'esposizione. Ora, la mostra raccoglie circa 150 presepi. È la mostra più grande d'Italia, è 750 metri quadri. Il gruppo Amici del Presepio è formato da 7 persone. Iniziamo a costruire i presepi ai primi di marzo e finiamo quando iniziamo la mostra. In ognuno di questi presepi traspare una passione e una cura maniacale. Ogni più piccolo particolare è curato fin nei minimi dettagli, dalle statue ai movimenti automatizzati che comandano molti presepi. Tutto reso perfetto da scenografie quasi reali, che contribuiscono a rendere ancora più magica l'atmosfera che si respira a Natale.